Ciao ragazze, eccoci qua per il video haul che vi avevo promesso, quello di abbigliamento e accessori. In questi giorni ho fatto un pochettino di shopping perché mi sono fatta il regalo di compleanno un pilino in anticipo perché faccio gli anni a novembre, vabbè. Però ho detto, vabbè, visto che in questo momento posso fare qualche spesuccia, ne approfitto, mi faccio già il regalo di compleanno, così ce lo siamo levati. E mi sono tolta il pensiero. Ah, sta iniziando Clio Makeup su Real Time. Deve essere la nuova serie, non ho visto ancora la prima, però vabbè. Magari ogni tanto un'occhiata ce la darò in settimana. Dicevamo, video haul, partirò con. Direi che lo divido in tre video perché è un po' lunga la cosa, non vorrei fare notte. Ma il primo video che vi faccio adesso è quello degli acquisti domenicali, quindi fatti ieri. Ho dato anche una gomitata al tavolo, che dolore. Tolgo gli occhiali perché magari vi faccio vedere anche un po' la mia faccia. E iniziamo subito. Allora, gli acquistini, intanto controllo sempre io la fotocamera che funzioni. Gli acquistini di ieri sono Tally Whale, Stellaz, Brigitte Bijou e Kiko. Allora, prima tappa Tally Whale. Ho preso due cosine da proprio poco poco, ero molto tentata di prendere delle scarpe, hanno delle scarpe magnifiche con tacchi vertiginosi, però ho detto basta, questo mese ho già speso troppo, quindi se ne parla il mese prossimo. Ho preso da Tally Whale della linea Basica 5,95, se non leggo male, comunque questo è il cartellino, una canottierina semplicissima, bordeaux, un po' lunghetta. E l'ho presa perché devo abbinarla a una maglia che vi faccio vedere dopo nel video China. La maglia in questione è un po' trasparentina, è di questo colore, per cui ho detto perché no, ci prendo una canotta, almeno la butto sotto quella e via. Sempre da Tally Whale ho preso una gonna a fascia, di quelle un po' stile LASBI, che non le trovo mai, infatti appena l'ho vista ho detto la prendo. Semplicissima gonna a fascia nera, fatta in questo modo, con questi tipo volant ma applicati, quindi lisci, 12,95. E il totale di questa spesa è stato appunto veramente basso, tipo 18 euro. E a posto così, quindi Tally Whale finito. Andiamo avanti. Kiko, ho preso due cosine al volo, ma proprio due due di numero. Una matita della nuova linea Pencil, Glossy, tipo una cosa del genere, non ricordo come si chiama, comunque sono matite glossy. Questa è la numero, ci guardo con gli occhiali, 610. Non ci vedo raga, senza, non c'è niente da fare. Numero 610, è una matita rosa, ve la faccio vedere swatchata sulla mano ed è così. Ve la metto, anzi, così vediamo insieme com'è, perché io non l'ho ancora provata, l'ho provata semplicemente in negozio sulla mano. Ha un buonissimo profumo di frutta. Mi piace molto, sì. Sì, buonissima, buonissima come odore, buonissima come sensazione sulle labbra, rimane molto morbida e dà quasi un effetto di un rossetto, quindi assolutamente valida. Questa qua, se ci avessi anche lo scontrino, vi direi quanto l'ho pagata. Vabbè, non trovo lo scontrino, se non sbaglio intorno ai 5 euro e spicci, 5,90, una cosa del genere. Altra cosina che ho preso sempre da Kiko, il pennello della nuova linea Lavish Oriental. L'ho preso perché mi piaceva molto la parte, questa parte qua, la trovo molto molto carina e volevo provare a darci il fondo con questa, quindi vediamo. Per sfumare il fondotinta, secondo me, potrebbe essere valido. E poi c'è la parte invece più cicciottella per il blush, quindi blush o cipria. Carino. Questo viene 14,95 se non mi sbaglio. Eccolo
Ora come si rinfila però nella plastichina? Forse per così. Vabbè. E devo dire che non volevo rovinarci i pelucchi, povero pennellino. Ok, ce l'ho fatta. L'ho rimesso a posto. E quindi questo qui da Kiko, per un totale appunto anche qua di una spesa abbastanza bassa, ho speso più o meno 19 euro anche lì. Spesuccia da Brigitte Bijou. Questa è una figata, li ho presi per Halloween e inizierò credo a metterli dalla settimana prossima. Ho preso un paio di orecchini che ora ve li faccio vedere così, perché sennò non si vedono. Questi qua con le ragnatele e i ragni. Troppo carini, per soli 5,95 euro, ti piacciono da matti. E poi sempre 5,95 un braccialetto tutto nero con i ciondolini appunto di Halloween, quindi la casa stregata, la strega, la zucca, il fantasmino e il cappellino da strega. Questo mi sa che me lo metto già da oggi perché mi piace un sacco. Ora poi dopo magari lo stacco da qui. E questa è la spesuccia halloweeniana. Invece da Stellaz, ultima tappa, ho preso due cosine. Anche qui ho speso per questo che è un classico gancio per i capelli argentato, 1,95 euro. Io con questi mi ci trovo da Dio, soprattutto al lavoro per tirarmi sui capelli. E poi ho preso queste, che sono extension castane. Ero tentata di prendere bionde e tingerle di rosso. Ma poi ho detto, vabbè, ma chi me lo fa fare? Provo a metterle castane e vediamo. Tanto più in là avevo intenzione comunque di cambiare di nuovo il colore, quindi potrebbero servirmi più avanti. Vediamo se riesco a sganciarle. Praticamente sono, a parte che sono da pettinare perché sono tutte spettinate queste extension. Sono fatte così, hanno tutta una serie di clip da attaccare qua dietro, quindi in questo modo direi ce la posso fare, tipo qua dietro sotto i tuoi capelli e poi ci appiccichi, cioè ci metti sopra i tuoi. Io non posso ad agganciarne due. Tu questa cosa qua è tutta colpa di magico trucco che ha fatto tempo fa un video sulle extension colorate e mi ha fatto venire il trip di comprarmele. Solo che colorate in giro per negozi non le ho trovate, le ho trovate solamente su internet. E madonna quanto sono un po' bruttine, no? Secondo me perché sono spettinate. Ho provato a pettinarle bene. Ahia, mi sono incastrata la clip nella mollettina, che sono veramente una bellina. Ok. Ora proviamo a metterci sopra i miei capelli. A parte il fatto che io ora ho dei capelli atroci perché li ho tenuti slegati da ieri e non li ho più pettinati, quindi sono veramente orribili. Vediamo un po' cosa viene fuori. Costarò. Sembra una pazza, perché mi sa che non è molto azzeccata come cosa. Mi fa vedere. Sono veramente allucinanti. Ma che magari se fossero del mio colore non sarebbero neanche male. Vabbè, vediamo. Per il momento non è proprio stata una roba riuscitissima questa delle extension lunghe. Magari pettinandole bene, stirandole, perché sono un po' tutte stropicciate, sono anche sintetiche, eh? Cioè 9,95 euro, non è che potevo pretendere dei capelli veri, però magari stirandole un po', aggiustandole un po'. Vabbè, ora me le lascio, va? Ok, a questo punto ragazzi il micro video haul degli acquisti domenicali è finito. Vi saluto, ma tra poco riparto con un altro video haul. Un bacione, ciao ragazzi, alla prossima. Anzi, facciamo così. Aia, con questa extension non mi stanno manco gli occhiali. Ciao.